Il ruolo delle residenze sanitarie assistenziali non deve essere più solo quello della cura, ma quello del prendersi cura. Deve diventare una filosofia l'offerta assistenziale, soprattutto per le persone non più giovani e diversamente abili, in questo periodo di fondamentale importanza per quanto riguarda il futuro delle strutture che offrono questo tipo di servizi, in vista della nuova riforma sanitaria lombarda. Per questo al convegno organizzato a San Bassano presso Fondazione Vismara erano presenti i rappresentanti delle strutture sanitarie del territorio, enti che offrono un servizio prezioso per la comunità e che attraverso nuovi progetti puntano sulla qualità della vita, mettendo sempre al centro la persona. Noi stiamo facendo in particolare un progetto sulla qualità della vita e questa sarà l'occasione, in accordo ovviamente con l'ARSAC, che è l'associazione che ci riunisce, per proporre anche alle altre strutture questa indagine sulla qualità per avere un'immediata risposta sull'interesse anche dalla parte della regione a fondare questa esperienza. Le altre novità sono una realizzazione per gli anziani particolare, che è sempre più vicino all'accoglienza domestica per le persone con inizi di problemi cognitivi, e anche il progetto che abbiamo di agricoltura sociale per i nostri ragazzi disabili. Ci sembra un bel momento di qualità di vita, perché per noi era importante dare delle soluzioni di vita, delle soluzioni abitative, delle prospettive di attività che non fossero sempre legate all'ambiente reparto. Quali le prospettive per quanto riguarda le RSA nell'ambito della riforma sanitaria regionale? Beh, sono un nostro interlocutore privilegiato. Il creare dei percorsi che dall'ospedale vanno al territorio e che in cui si realizza il principio della continuità assistenziale vuol dire trovare dei luoghi che non siano gli ospedali in cui prestare maggiore attenzione e cura ai nostri cronici, e i nostri interlocutori privilegiati nel creare questi luoghi e la continuità assistenziale sono evidentemente le strutture già esistenti di un privato sociale efficiente, capace, che ha dato prova anche di grande qualità e eccellenza come quello su questo territorio. Quindi l'invito che noi facciamo a loro è di entrare in questo percorso e di accettare la sfida della continuità assistenziale, di diventare dei nostri partner o comunque di mettere insieme delle proposte che possano essere positive per i nostri pazienti più cronici. All'interno di tutto questo si inseriscono anche le cure intermedie, quindi. Il tema è quello di lasciare dentro un ospedale per il minor tempo possibile il paziente, per poi farlo transitare lì in un luogo in cui si svolgono cure intermedie o cure post-acute, come si dice, e poi sapere lo stesso che ha una traiettoria, che è quella magari in famiglia di essere seguito dall'assistenza domiciliare o di avere comunque una rete sul territorio di accompagnamento. È strategico il ruolo dell'RSA, che oltre a svolgere la funzione di RSA possa diventare il luogo delle cure intermedie, della riabilitazione, delle attività post-acute o anche magari il luogo dei PREST, temi dei CAL possono essere svolti anche dall'RSA.